dobbiamo affrontare il raggiungimento della piena uguaglianza. Voi sapete che unioni civili, come in altri paesi d'Europa, sono state solo il primo passo fino alla meta che noi vogliamo raggiungere, che è quella del matrimonio egualitario, e ancor di più il tema di cui parliamo oggi, cioè la piena responsabilità genitoriale. Se noi riconosciamo come famiglie le coppie di persone dello stesso sesso unite o non unite civilmente, perché potrebbero restare conviventi, dobbiamo anche riconoscergli la capacità genitoriale, e quindi è questo che il prossimo Parlamento dovrà fare. Napoli è la prima città a livello internazionale che ha ospitato un convegno sull'omogenitorialità, a fianco delle donne come la Cirinnà e a fianco alle associazioni che tanto sostengono i loro diritti. Noi ci auguriamo che presto un genitore sia soltanto genitore, quindi capace di avere rispetto, di dare amore e responsabilità. Alla fine l'etichetta non deve contare. Quando la politica decide di non decidere, come è accaduto sulla legge sulle unioni civili, dove sapete c'è stato il doloroso stralcio dell'adozione coparentale, i cittadini chiedono diritti a un altro potere dello Stato, che è appunto il potere giudiziario. Il potere giudiziario non può, come la politica, infischiarsene, deve decidere, in questo caso decide sempre per la tutela del minore, affidando a quelle due mamme o a quei due papà i loro bambini. Nell'ambito dell'iniziativa Marzo Donna, oggi in un convegno a Palazzo San Giacomo si è affrontato il tema delle famiglie arcobaleno in Europa, che godono di tutele assai diverse nelle varie nazioni del continente. Sono intervenuti avvocati, politici ed attivisti, tutti impegnati sul fronte dei diritti della famiglia arcobaleno. Si è parlato dei risultati ottenuti e delle sfide da affrontare, partendo anche dall'esperienza di Napoli, città di cui i partecipanti hanno riconosciuto la posizione di avanguardia che negli ultimi anni ha avuto sull'argomento. Devo riconoscere che l'ha detto anche altre volte, la ringrazio, perché è una posizione intellettualmente onesta e anche politicamente molto corretta, perché Napoli effettivamente in questi anni, da quando l'amministriamo, è stata in prima linea nella lotta per i diritti, e anche alcune conquiste sono partite da Napoli. Ne potrei ricordare tante, ma Ruben credo che sia quella più rilevante. Quindi anche la legge, che ha degli elementi sicuramente positivi, ma ancora tanto si deve fare, è il frutto della lotta ovviamente soprattutto delle associazioni, dei movimenti che in questi anni per questi diritti hanno fatto battaglie fondamentali, ma anche di amministrazioni comunali e sindaci, ovviamente non solo Napoli, ma Napoli in prima linea sicuramente, hanno contribuito affinché il legislatore accelerasse i tempi. C'è ancora tanto da fare, soprattutto nel rapporto con i figli, che è il tema principale, e noi continueremo nella lotta politica e nella lotta per il diritto. Quindi riteniamo che anche i sindaci, con le delibere e con i provvedimenti, possano far avanzare l'attuazione della Costituzione nel nostro Paese.